Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere lo Sculpfan S30 Ultra da 11 watt con il quale ho realizzato questo quadro 3D. Si tratta di 8 pannelli di multistrato che ho ritagliato della dimensione di 58x58 cm, perché la particolarità di questo incisore laser non è tanto la potenza. Ormai sappiamo, gli incisori laser da 10-11 watt riescono a lavorare bene, ma è la sua misura, quindi un'area di incisione di 60x60, che mi ha permesso di ottenere questo capolavoro. A me piace tantissimo, in realtà io mi sono occupato solamente di acquistare il file e poi di metterlo nel computer, insomma, e realizzare l'incisione, quindi la bravura è dell'incisore. Però mi sono divertito, come vedete ancora è grezzo, anzi datemi un consiglio, fatemi sapere come lo colorereste voi, dato che ancora sono tutti i pezzi separati uniti da questi morsetti. E quindi voglio sapere da voi se conviene, secondo voi, se è più bello lasciarlo color legno, quindi come lo state vedendo adesso, se colorarlo con degli oli in modo da dare diverse tonalità di colore ma sempre rimanendo su color legno, oppure utilizzare dei colori pastello, che essendo un mandala, insomma, ci sta bene. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ora però dedichiamoci a questo incisore, vi farò vedere da vicino come è fatto, guarderemo le sue caratteristiche, insomma, e lo vedremo anche in alcune riprese mentre sta lavorando, eccetera. Quindi iniziamo. E allora, questo è l'incisore laser poggiato sul muro, perché in realtà nel mio piano di lavoro non entra. Infatti per utilizzarlo ho dovuto metterlo in esterno utilizzando un grande tavolo, in modo da poter accogliere sia l'incisore laser che tutto quello che mi serviva, quindi il sistema di air assist, eccetera. Perché questo incisore laser, come anche fratelli più piccoli della serie S30, ha l'air assist automatico. Ovviamente all'interno della confezione troverete anche diversi accessori per sollevare il pezzo, quindi distanziarlo dal piano di lavoro. Troverete anche questa pompa, quindi il sistema di air assist che si collega direttamente al controller e che quindi si attiva automaticamente, ma bisogna preimpostare comunque l'attivazione tramite light burn. E questo è il classico alimentatore che ci permette quindi di alimentarlo. Comunque continuiamo a guardare come è fatto. Solito profilo ormai di colore blu, questo blu particolare della serie S30, che hanno, a differenza dei modelli precedenti, quindi S10, S9 eccetera, sia le guide lineari che i sensori di fine corsa. Questo è il controller, nel quale troviamo una chiave, in questo caso rimossa, che ci permette di chiuderlo, quindi evitare che qualcuno lo maneggi senza la nostra autorizzazione. Ma come vedete io ho rimosso le chiavi, l'ho lasciato su on e in questo caso non è necessario più utilizzarle, quindi se è in un posto sicuro potete lasciarlo anche in questo modo e rimuovere le chiavi. Fungo di emergenza e poi i soliti connettori per poterlo accendere e collegare al computer, tasto di accensione e antennino per il wifi. Questa invece è una particolarità che sugli altri incisori laser non avevo visto e quindi serve per poter alloggiare il cilindretto per poter mettere a fuoco. Infatti questo è un modulo a fuoco fisso, che però richiede di avere la distanza del cilindretto per poter lavorare, e come vedete questa volta hanno fatto tinta su tinta anche questa parte, che serve a mascherare, evitare di essere investiti da eventuali riflessi del raggio laser. E nella parte frontale abbiamo questa finestrella, ovviamente essendo dotato di air assist anche un ugello che potete vedere in trasparenza, che convoglia tutta l'aria che arriva da questo tubicino, quindi proveniente dal compressore, e che dà la possibilità di ottenere queste incisioni senza segni di bruciatura. Come vedete sono delle incisioni molto pulite, ha lavorato davvero tanto per alcune ore e è riuscito a darmi questo risultato che a me piace davvero moltissimo. Per quanto riguarda i movimenti, la guida lineare è solamente nell'asse X, invece sull'asse Y abbiamo le solite rotelline gommate eccentriche, quindi è possibile anche regolare la tensione, come è possibile regolare la tensione delle cinghie svitando questo dadino e poi tirando la cinghia in modo da regolare la tensione, come si fa anche sui modelli precedenti. Ovviamente vi lascerò il link a eventuali video del produttore dove si vede il montaggio e anche dei link per poter vedere il montaggio dei modelli precedenti. Quello che cambia sono solo le misure, quindi praticamente il sistema di montaggio è lo stesso. Per quanto riguarda la regolazione dell'altezza, quindi per la messa a fuoco, bisogna agire su questi due pomellini che ci permettono quindi di sollevarlo e fare scorrere tutto il modulo in questa guida in modo da avere l'altezza corretta. Sulla parte superiore del modulo abbiamo anche questa plexiglass trasparente che serve a proteggere l'elettronica, e ovviamente è dotato anche di una ventola che convoglia l'aria all'interno per poterlo raffreddare. Il cablaggio è il solito che troviamo su tutti gli incisori Sculpfan, quindi si è ordinato, però comunque abbiamo sempre qualcosa fra i piedi, quindi qualche cavo che si vede, ma questa volta, come su tutti
tutti i modelli più recenti hanno inserito questa guaina, questa protezione che ci permette di nascondere il cavo, quindi in questo caso è di incastro. Nel modello precedente, quindi sull'S10, invece c'era una sorta di adesivo, quindi questo l'ho apprezzato tantissimo, però comunque qualche cavo fra i piedi lo abbiamo sempre. Ora però guardiamolo al lavoro, guardiamo l'esecuzione di questi tagli, eventualmente anche qualche time lapse, accompagnato anche da una musica di sottofondo. Senza perdere tempo e vedere le solite prove di potenza di taglio, dato che comunque è un incisore laser che sta perfettamente nel centro fra tutto quello che adesso è possibile acquistare sia di questo che di altri marchi, quindi 11 watt, un incisore potente che permette di tagliare ma che comunque non fa gridare al miracolo come tutti gli incisori di questa tipologia. Ottimo per chi deve tagliare fino ad un centimetro occasionalmente, soprattutto utilizzando l'air assist, ma va benissimo fino ai 5-6 mm senza nessun problema, tagliando anche con velocità elevate, con potenze neanche tanto alte, quindi mantenendosi sull'80% riusciamo a ottenere dei buoni risultati. Questo è un multistrato di pioppo da 4 mm che ho tagliato con un solo passaggio a 400 mm al minuto, 85-90% di potenza. Dipende, andavo sistemando leggermente la potenza durante l'esecuzione perché il piano di lavoro non era perfettamente in bolla, era un legno di recupero, ero sicuro ovviamente che si sarebbe rovinato, quindi ho utilizzato questo pannello un pochettino ondulato e quindi in alcune zone c'erano altezze differenti rispetto ad altre, ma lo stesso pannello che ho tagliato si imbarcava leggermente, quindi in alcune zone andava fuori fuoco. Nonostante tutto è riuscito a tagliare perfettamente e il risultato è davvero bellissimo. E vi ripeto, indicatemi voi, datemi dei consigli su come lasciarlo, se lasciarlo in questo modo, se dipingerlo, insomma, che tonalità utilizzare, eccetera. E a breve arriverà anche il video del fratello più grande, quindi lo Sculpfan S30 Ultra da 22 watt. Quindi là poi faremo sì delle prove di potenza, faremo qualche altra prova. Su questo riesce a tagliare, ho fatto delle prove in privato per potervene parlare. Si comporta come tutti gli altri incisori da 10 watt, quindi riesce a tagliare, richiede qualche passaggio su spessori più elevati, però sugli spessori normali, quindi 4, 5, 6 mm, lavora tranquillamente con un solo passaggio. E là realizzeremo qualcosa di un pochettino più complesso, più divertente, ma comunque sia riuscire a tagliare un pannello con un solo passaggio da 4 mm con questa pulizia, e sono rimasto davvero molto molto soddisfatto. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo risultato. Io vi lascerò il link di questo incisore, poterlo comprare, e se riesco vi lascerò anche un codice di sconto per farvi pagare il meno possibile. Quindi andate a dare un'occhiata giù perché il suo prezzo è circa 500 euro, poi si può comprare con o senza griglia, insomma ci sono degli accessori, il prezzo può cambiare in base a quello che sceglierete, ma di per sé diciamo 450-500 euro al massimo. Quindi ragazzi, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione lì giù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.